siamo assolutamente in linea col programma che più volte abbiamo dichiarato. La Lombardia-Milano sarà pronta per questo grande appuntamento. Ci sono ancora alcune piccole criticità, ma abbiamo ampio spazio di azione. Io credo che la notizia importante, della chiusura della via dalla Romonza, che per noi, per il collegamento proprio, di Expo era fondamentale, mette l'ultimo tassello e le ultime indecisioni che avevamo sulle infrastrutture. Oggi avete presentato anche questo progetto sulle piste ciclabili proprio in vista di Expo. Cosa prevede? 17 dorsali lombarde, anzi interregionali e internazionali perché vanno anche in Svizzera, 2.700 km. Questo è l'avvio del piano che porterà questo piano della mobilità ciclabile a essere indubbiamente tra i leader europei del trasporto di bike. Ecco, io credo che dobbiamo esserne orgogliosi, c'è tanto da fare, quello che vogliamo in tempi brevi lavorare insieme alle istituzioni locali e tutti gli stakeholder per arrivare all'appuntamento dell'Expo pronti. Noi vogliamo presentare questo progetto a Explora che lo possa vendere a livello mondiale in modo che tutti potranno vedere la nostra Lombardia anche utilizzando la bicicletta. Studiando anche dei pacchetti particolari per i biglietti, agevolazioni per i visitatori. Assolutamente sì. Colgo l'occasione per dire appunto ci saranno nuovi sistemi intermodali in modo che le bici potranno essere utilizzate ampiamente su treni, bus, stazioni, insomma ci sarà un grande rapporto e saremo pronti anche col nuovo sistema di bigliettazione che permetterà ovviamente di fare biglietti integrati nel trasporto e anche ovviamente per l'accesso di Expo. Le autostrade sono quelle diventate quelle più care, insomma, dopo i recenti. Ho già scritto al ministro Luppi per chiedere chiarezza, spero di incontrarlo presto. Io capisco le necessità, ma ci sono alcune tratte lombarde che c'è un aumento oltre il 10%. Questo non è possibile. Io credo che il sacrificio che Regione Lombardia ha fatto in un momento difficilissimo, quindi integrando con oltre 400 milioni il mancato introito che arrivava dal governo sul trasporto pubblico senza aumentare le tariffe. Cioè, io credo che questo oggi si debba dare al cittadino in un momento difficile, siamo noi che dobbiamo fare i sacrifici. Quindi questo aumento delle tariffe autostradali è un argomento che abbiamo intenzione di trattarlo con forza col governo e cercare di capire insomma, di trovare una soluzione a breve.